Francesco e Padre Pio, di nuovo uno di fronte all'altro, il pontefice argentino, il servitore della misericordia. Un dialogo muto nella navata del vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie con la famiglia cappuccina che fa da corona. Il Papa lascia sulla teca di vetro il suo dono, una stola da confessore che d'ora in avanti sarà appoggiata al corpo del santo di Pietrelcina. Pellegrino tra il popolo di pellegrini a San Giovanni Rotondo, Francesco rende omaggio al santo del confessionale, all'apostolo dell'ascolto, bacia il crocifisso che ricorda le stimmate, il segno doloroso e prezioso dell'intimità di Padre Pio con Cristo, si immerge nella sua vita, sostando nella cella che per anni è stata la casa del cappuccino, e poi raggiunge il nuovo santuario costruito da Renzo Piano, finalmente visibile dai fedeli che da ore lo attendono. La celebrazione sul sagrato inizia con i volti rigati dalle lacrime, sui maxi schermi le immagini dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia della casa sollievo della sofferenza, l'opera voluta dal padre, il segno di una carità immensa vissuta tra il confessionale e il convento. Al Papa bastano tre parole per riassumere l'esperienza spirituale di San Pio, preghiera, piccolezza e sapienza, ma anche per consegnare la sua eredità più preziosa, i gruppi di preghiera, l'ospedale e le ore passate nell'ascolto. Le nostre preghiere assomigliano a quella di Gesù o si riducono a saltuari cambiate di emergenza? Ho bisogno di questo? A pregare. E quando non hai bisogno, cosa fai? Oppure intendiamo come die tranquillanti da assumere a dosi regolari per avere un po' di sollievo dallo stress? No. La preghiera è un gesto di amore. Francesco provoca i fedeli, ricorda che quando si è pieni di sé non si è a posto per Dio, invitando a preferire i piccoli contro i profeti di morte. E poi ammonisce, non basta riconoscere la grandezza di un santo. Tanti parlano bene, ma quanti imitano? Molti sono disposti a mettere un mi piace sulla pagina dei grandi santi. Ma chi fa come loro? La visita all'apostolo del confessionale volge al termine ancora commozione quando il vescovo, Monsignor Michele Castoro, ricorda la sua malattia che lo rende vicino nella sofferenza ai bambini incontrati dal Papa, ma trova la forza per ringraziare Francesco insieme alla sua comunità. Le vogliamo un gran bene.